Torna alla vittoria la Morrona di Cosenza contro un'Isola Capo Rizzuto che si presentava forte dei suoi 16 punti nella cittadina proprio calabrese. Un 4-0 che la dice lunga sulla capacità della Morrone di voler rientrare nelle zone alte delle classifiche, grazie anche alla doppietta di Gueye, al 15° il primo tempo e al 27° il secondo tempo, e al rigore di Ferraro nel primo tempo al 24° e il quarto gol definitivo al 38° di Casella. Vittoria, dicevamo, roboante e significativa, mentre per l'Isola si tratta di una sconfitta ancora una volta pesante, specialmente dopo quella di San Luca, anche lì un altro 4-0. La squadra di Mancini dimostra di essere forte in casa, mentre non riesce a portare punti dai campi esterni, dove ha raccolto finora soltanto una vittoria e tre pareggi, quindi solo 6 punti rispetto ai 16 che ha in classifica. Per la Morrone, come dicevamo, si parla quindi di una nuova risalita, si porta esattamente a 18 punti, scavalca proprio la stessa Isola Capo Rizzuto e quindi cerca di recuperare, di avere ancora possibilità per la zona playoff. Oltretutto, mercoledì è attesa dalla partita di ritorno a Rossano contro la Rossanese, appunto per la Coppa Italia, guadagnare la finale di Coppa Italia dopo aver vinto 1-0 alla partita di andata.